Alla fine i tifosi vissero felici e contenti. L'esordio di Carlo Ancelotti al Dele Alpi restituisce i sorrisi in casa Juventus. Da quasi 4 mesi i campioni d'Italia non vincevano 2 partite di seguito in campionato. Dopo il 2-0 di Piacenza, ecco il 2-0 contro il Vicenza. Segnano persino gli attaccanti, da Moruso a Conti. Alla fine della partita, negli spogliatoi, la signora Luisa Ancelotti consulta soddisfatta la classifica. In 2 partite suo marito ha scalato 2 posizioni, dal 9° al 7° posto. C'è ancora molto da fare, ma qualcosa è già stato fatto. Carlo Ancelotti ha disegnato il suo 4-4-2 con Di Livio terzino sinistro in linea con Mirkovic, Montero e Giuliano. Amoruso punta centrale con Henry largo a sinistra e Conte largo a destra. Zidane il regista, e che regista per dirigere il traffico. Come non si spiegava la crisi, adesso bisogna spiegare il ritorno alle vittorie. Qui hai un materiale di prim'ordine e quindi nelle mie previsioni, nei miei obiettivi c'era quello di fare bene subito, insomma, questi giocatori sono molto responsabilizzati in questo momento, credo, e stanno dando il massimo. E da parte dell'allenatore che cosa è cambiata dentro di voi? Ma noi sul campo, perché sono giocatori che fanno la partita, c'è l'attacca, c'è tutto prima, però sul campo sono giocatori che devono fare tutto per vincere. Mirko Conti ha cercato ma non ha mai trovato Zidane. Henry in compenso è stato fischiato. Il ragazzo è giovane, si farà. Forse l'emozione, però non è ancora il campione atteso. Zidane ha dovuto riprenderlo, diciamo così, da francese a francese. Ma ci sono domeniche in cui il pallone si trasforma in una saponetta per chi non lo sa addomesticare. E allora ridiamoci sopra, gli suggerisce Zidane, che da maestro di calcio ha deciso così di erudire il pupo. Al resto penserà Ancelotti, senza drammi. La Juventus ha chiuso nel primo tempo una partita che in realtà non c'è mai stata, perché il Vicenza si è rivelato inoffensivo. Primo gol dopo 11 minuti, angolo battuto da Zidane, c'è una deviazione di Mirko Conte, palla sui piedi di Nicola Moruso, ritrovato uomo gol. Lui questi palloni non li sbaglia e fa 1-0. Il raddoppio al 30° dal suo cofanetto di preziosini, Zidane estrae una perla che offre sulla testa di Antonio Conte, altro giocatore ritrovato. Facile, di testa per il 2-0. No, abbiamo affrontato la gara con un po' di timore, eravamo troppo lunghi, chiaramente se si lascia spazio alla Juve ci penalizza. Poi mi dispiace che abbiamo subito un gol per disattenzione in fase difensiva su un calcio d'angolo. Nel secondo tempo il fatto più importante è il ritorno in campo di Filippo Inzaghi dopo 40 giorni di assenza per guarire dalla pubalgia. Verrà prezioso Inzaghi contro l'Inter sabato sera e mercoledì 3 marzo contro l'Olympiacos in Champions League, come da programma. Chiudiamo con gli elogi del presidente bianconero Chiusano per Carlo Ancelotti. Io come uomo, diciamo, da vicino l'ho conosciuto solo adesso, da quando è arrivato alla Juventus, e devo dire che ne ho ricavato un'ottima impressione, come serietà, come volontà, come competenza e soprattutto come moderazione nei suoi gesti, nei suoi comportamenti, che è stile Juventus.